E il pallore solido del volto non fa altro che sottolineare il dramma di questa fanciulla, la quale morirà giovanissima all'interno del convento di San Gregorio Armeno, consumata d'amore. Anche in questo caso la scelta del soggetto fu infelice e il cinico Guppila li contestò platealmente. La sua maniera gli suggerì di cimentarsi invece in soggetti borghesi, poiché questi ultimi sono i detentori del capitale economico e vanno accontentati. Il buon Tofano, da bravo napoletano qual era, consapevole della necessità di doversi adattare alle esigenze di una committenza specifica per poter sopravvivere, non dovete pensarci su molto, sull'eventualità di cambiare molto di dipingere. Allora, una volta inserito pienamente nella cultura di Guppila, l'artista presenta sé, lo soli, e così tutte le sue tele, al fine di assecondare la volontà del cinico mercante, risponderanno a un gusto chic, un bellissimo e accurato interno borghese, tutto tappezzato di stoffe preziose, una raffinatissima pelliccia distesa per terra a mo' di tappeto, una tenda lussuosa per sottolineare l'eleganza della committenza e un camino per evocare aspetti di intimismo familiare. Al centro dell'ambiente i due amanti si abbandonano in un caldo abbraccio, come se volessero sottrarsi ad occhi indiscreti dello spettatore. Il solito Guppil, per rendere la scena più accattivante, deciderà di fare